Più incentivi a medici e infermieri per rendere attrattiva la sanità della provincia di Sondrio, l'appello rilanciato oggi dalla CISL. Tra i temi caldi, l'ingresso delle cooperative nelle strutture ospedaliere. Contro il prezzo del fieno ormai alle stelle, Coldiretti e Aral lanciano la proposta di un gruppo d'acquisto collettivo. Le aziende zootecniche della provincia dicono sono oggi sotto pressione. 180 le famiglie contro le 160 dell'anno scorso che hanno potuto usufruire dei voucher da 100 euro per l'acquisto di materiale scolastico, grazie al progetto sociale Più Gesti Positivi. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. La sanità oggi in primo piano con l'importante momento di confronto fortemente voluto dalla CISL che ha messo sotto la lente i servizi erogati sul territorio. Sono stati toccati argomenti delicati come stipendi e incentivi, l'ingresso delle cooperative nelle strutture ospedaliere. Vediamo. Non solo ospedali, importante investire nella medicina del territorio. Questo è uno dei messaggi scaturiti oggi nel corso dell'importante momento di confronto voluto dalla CISL, ospitato dalla sede sondriese del PFP Valtellina. Non è voluto mancare il numero uno della CISL Lombardia, Ugo Duci. La riforma recentemente approvata da Regione Lombardia tende proprio a realizzare sul territorio quelle strutture chiamate case della comunità dove si realizza la presa in carico delle persone, penso in particolar modo ai malati cronici, agli anziani non autosufficienti, e quindi in una realtà così tipicamente territoriale come la Valtellina dobbiamo lavorare tutti insieme per realizzare quelle strutture che necessitano però anche di professionisti preparati e in un numero adeguato. C'è un problema di previsione dei numeri universitari per le professioni infermieristiche e le professioni mediche. A Chiavenna sono dovuti venire dei tecnici da Palermo proprio a dire che c'è carenza di personale, ci vuole una programmazione oculata e seria, e questo si può fare solo mettendo insieme istituzioni, territorio, rappresentanti sociali, comunità locali. Riteniamo infatti che le lamentele, soprattutto dei cittadini, riguardano la mancanza di vicinanza delle cure intermedie, post-acuzie, la cronicità, posti dove riabilitarsi dopo aver fatto un'operazione importante. Quindi si parla di medicina territoriale e cure primarie, no? Quelle che secondo noi sono le priorità del nostro territorio. Noi capiamo che per tappare i buchi drammatici che ci sono si ricerchino soluzioni varie, ma è evidente che se tu fai venire degli operatori sanitari e li paghi 1.000-1.500 euro a notte e questi lavorano assieme a operatori stabili, strutturali, che prendono 50, 30, 40 euro a notte, è una situazione insostenibile. Quindi se è una pezza per qualche settimana è un conto, ma non si può pensare di andare avanti così a trovare l'equilibrio professionale necessario. Occorre necessariamente essere più attrattivi, bisogna trovare il modo di far sì che i giovani vogliano venire a lavorare in provincia di Sondrio, in Valtellina e in montagna. Per far questo occorre tecnologia all'avanguardia negli ospedali, occorrono dei progetti precisi di sviluppo e occorrono degli incentivi. In un momento difficile per il mercato energetico, ACSM Agam si trasforma in A5, un nuovo brand per identificare le utilities dei territori delle province di Sondrio, Lecco, Como, Varese e Monza, da sempre vicini agli utenti e alle esigenze dei territori dove si sono sviluppate. Una sola società per 5 territori. Dal 1 ottobre ACSM Agam, nata fra la fusione delle utilities delle province di Lecco, Sondrio, Como, Varese e Monza, si trasforma in A5. Cambia il nome, non la mission, ovvero quella di fornire servizi mantenendo la vicinanza e l'affidabilità verso i clienti. Questo non è un nome di fantasia, ma è un nome che evoca la nostra storia, perché sono i 5 territori più la A, che è il socio industriale A2A. La scelta sicuramente è avere un nome che ci identifica pienamente, non un nome un po' complicato, difficile da pronunciare, quindi poco comunicato. Finalmente ci presentiamo come un'unica entità, un unico brand, un'unica comunicazione, e questo sicuramente ci rafforzerà molto
E questo è un punto di partenza sia per noi che lavoriamo in questa azienda, per il nostro senso di appartenenza, che per l'immagine che vogliamo dare verso l'esterno. Lei ha citato i nostri territori, questo è un valore che sicuramente porteremo avanti anche con il nuovo brand in questi anni, perché comunque noi come nuova entità sono già quasi 4 anni che esistiamo, abbiamo investito molto, abbiamo creato ricchezza, creato occupazione, e questo lo vogliamo ancora fare, creando sinergie con tutti gli interlocutori del territorio, i comuni, le associazioni, le imprese, le associazioni non profit. E fare sistema a livello territoriale è sicuramente molto importante anche in questo momento di crisi e di difficoltà. Noi siamo un'azienda che è composta da società che hanno una lunghissima storia, quindi vuol dire che il nostro lavoro lo sappiamo fare bene. Quindi e le persone ci riconoscono questa affidabilità. Il nuovo brand vorrà sicuramente portare avanti il concetto di sicurezza, di stabilità, di capacità di risolvere i problemi. Io l'ho detto, lo dico tante volte, noi entriamo nella quotidianità, nella vita delle persone e lo facciamo tutti i giorni, ci mettiamo la faccia, e dal 1° di ottobre ci metteremo un'unica faccia, quindi il senso di responsabilità ancora più grande e più forte. È stata ritrovata oggi in buone condizioni la donna dispersa da ieri nella zona tra Livigno e la Val di Dentro. Nel tardo pomeriggio, trovandosi in difficoltà, era riuscita a telefonare dando indicazioni su dove si trovava. Il soccorso alpino delle stazioni di Livigno e di Bormio, della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco hanno battuto le zone primarie in un primo momento senza esito. Oggi una persona ha sentito gridare sul versante opposto della montagna e ha avvertito i soccorsi. Questo ha permesso di restringere l'area della ricerca. Nel primo pomeriggio la donna è stata ritrovata a una quota di 2.270 metri e recuperata in buone condizioni dall'elisoccorso. Creare un gruppo d'acquisto collettivo per far fronte al forte aumento del prezzo del fieno che rischia di mettere in seria difficoltà tante aziende zootecniche della valle. La proposta viene da Coldiretti e Aral. Un gruppo d'acquisto collettivo per fare fronte uniti alle quotazioni stellari raggiunte dal prezzo del fieno. Il tentativo vede quali attori principali Coldiretti Sondrio e la rappresentanza provinciale di Aral, associazione regionale allevatori, con il vice direttore lombardo Gianmario Tramanzoli. Un progetto che ha le battute di partenza, sostengono Silvia Marchesini e Giovanni Luigi Cremonesi, presidente e direttore di Coldiretti Sondrio, che trova il supporto della Banca Popolare di Sondrio, che ha predisposto uno strumento finanziario, in pratica un anticipo per prestito o acquisto foraggi, sotto forma di finanziamento chirografario. In questa prima fase, spiega Coldiretti, stiamo raccogliendo le manifestazioni di interesse da parte delle imprese agricole che hanno esigenza di approvvigionarsi di fieno, un problema comune e che si accentua ovviamente con il ritorno di mandri e egregi dagli alpeggi estivi. Il supporto della Banca Popolare di Sondrio è fondamentale soprattutto per quelle realtà che ad oggi non dispongono della liquidità necessaria a fare fronte agli acquisti. È indubbiamente lo specchio di una situazione difficile e complessa che vede l'intero settore zootecnico provinciale sotto pressione. I contorni sono noti. La siccità della scorsa estate ha provocato il crollo della produzione di fieno, in pratica dimezzata. Una penuria di materia prima che si è aggiunta alla difficile situazione degli alpeggi, anch'essi colpiti dalla siccità, e ai rincari dei costi di produzione che già da mesi hanno messo in sofferenza le imprese zootecniche. Con l'arrivo dell'autunno, queste condizioni rischiano di portare le imprese agricole al tracollo. Tutte le imprese zootecniche interessate possono comunicare una propria manifestazione di interesse, per il momento in via indicativa e non vincolante, in attesa di conoscere il prezzo che si riuscirà ad ottenere, agli uffici Coldiretti. Raccolte le adesioni, si andrà sul mercato a cercare la materia prima, con la speranza, grazie alla forma di acquisto cumulativo, di riuscire a ottenere le migliori condizioni. Stare vicini alle famiglie che stanno affrontando un momento difficile sul piano economico e sostenerle nell'acquisto del materiale scolastico. Obiettivi del progetto sociale che ha interessato l'area di Sondrio e del Tiranese. Vediamo.
180 le famiglie contro le 160 l'anno scorso che hanno potuto usufruire del voucher da 100 euro per l'acquisto di materiale scolastico grazie a più gesti positivi, progetto che vede impegnato il terzo settore assieme agli uffici di piano, con il sostegno di Fondazione Pro Valtellina e delle cartolerie aderenti all'iniziativa. 18.000 euro investiti in conoscenza, in istruzione. La Pro Valtellina si inserisce nella realizzazione di tanti progetti perché è una finalità primaria sua. Portare quindi qualità della vita attraverso diversi progetti e prima ancora dei bandi che tengono in considerazione sempre i minori. Per dare pari opportunità a tutti i nuclei familiari, anche quelli che sono in difficoltà in questo momento. È proprio attraverso il sostegno nei primi anni di vita e fino all'adolescenza che puoi dare con un sostegno economico, ma non solo, io sottolineo tanto anche l'aspetto relazionale, per consentire a tutti di procedere in una linea coerente con chi è la persona e dove vuole arrivare. È un impegno che la società deve avere, in particolare in questi anni di crisi, senza ombre e senza ma. L'intervento è tempestivo quando c'è il bisogno, che può essere anche temporaneo. Questa campagna è una campagna che ci dimostra quanto sia anche utile aiutare in una fase della vita, in una fase magari anche di difficoltà, di crisi, la famiglia. In questo caso lo facciamo nell'aiutarla a sostenere il costo dei prodotti scolastici per i propri figli. E l'abbiamo fatto anche coinvolgendo il territorio, le stesse cartolerie. Abbiamo 10 cartolerie che hanno donato parte dei prodotti scolastici e ci hanno aiutato ad aiutare più famiglie, oltre ad altre organizzazioni che hanno fatto delle donazioni, tipo l'Associazione Italiana Sommelier Delegazione di Sondrio, che ci ha donato una piccola cifra che ci ha aiutato ulteriormente ad aiutare altre famiglie. Questo tema dell'impoverimento, anche solo dello scivolare temporaneamente in una situazione di difficoltà anche economica, è un tema che ci aspetta anche in futuro e che ci continua a stimolare. Pensiamo al tema del caro bollette, del caro energie, che sicuramente metteranno tante famiglie in difficoltà. Noi quest'anno partecipiamo per il secondo anno all'iniziativa più scorta positiva per quanto riguarda l'ambito di Tirano. È stata un'iniziativa veramente positiva da tutti i punti di vista. Rispetto allo scorso anno, quest'anno abbiamo potuto erogare 8 voucher in più, quindi abbiamo dato 48 voucher a 48 famiglie diverse. Ringraziamo ovviamente il Servizio Sociale di Tirano, che con noi ha collaborato sia lo scorso anno che questo, e ringraziamo ovviamente anche Caritas Tirano, le 4 cartolerie che hanno deciso di aderire quest'anno all'iniziativa. Speriamo che questa scorta positiva non finisca qui, ma che vada avanti. Credere nello sport, questo è il titolo del volume scritto dal cardinale Tarcisio Bertone, domani sera ospite della Banca Popolare di Sondrio. Dalle 18.30 in sala Fabio Besta si potrà seguire l'incontro realizzato con l'Ufficio Scolastico Territoriale nell'ambito del progetto emblematico La Cultura Rinasce e Passa in Valtellina. L'illustre autore dialogherà con Stefano Parravicini, amministratore delegato della nuova Sondrio Calcio. La Val Malenco torna protagonista nel fine settimana con altro festival, 2 giorni in cammino con proposte per tutti, tanti ospiti che guideranno i gruppi nei boschi e laboratori per i più piccoli. Vediamo. Far conoscere e vivere la Val Malenco in modo diverso, facendo scoprire angoli nascosti e dimenticando la necessità di avere una meta. È la filosofia di altro festival in programma nel fine settimana. Un festival in cammino è un appuntamento per tutti, è un appuntamento diffuso che propone suggerimenti di percorso che vanno dal fondovalle alla media quota. In realtà il festival è iniziato alcuni giorni prima e vede il coinvolgimento di tante scuole, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria di primo e secondo grado, della Val Malenco e di Sondrio. E da lì si accompagna poi all'appuntamento vero e proprio che inizia sabato mattina con diversi suggerimenti di cammino adatti a tutti, lo ripeto, con l'intento di dare delle chiavi di lettura della montagna, non necessariamente quella alle quote più alte, quella più impegnativa, e con l'intento di trovare significati al posto di aggiungere cose senza lasciare traccia soprattutto. La Val Malenco Verticale è l'associazione sportiva che si fa promotore
dell'iniziativa, assieme alla Bai Bernina e a tanti ragazzi, un gruppo di lavoro che gravita intorno al festival. Ma gli ospiti sono davvero tanti, artisti, sportivi e interpreti. Qualche nome per invitarvi a camminare in Valmalenco: inizieremo sabato con quattro autori per darci appunto delle chiavi interpretative, quindi ci sarà Mirko Soggi, un fotografo, Paolo Novellino, musicista, il noto Andrea Mori, esploratore dei boschi, Tommaso Reato, un conduttore di gruppi in percorsi di apprendimento, insomma proprio dei laboratori. E al tardo pomeriggio tutti i partecipanti potranno realizzare assieme una sorta di mappa del racconto di quello che abbiamo sperimentato durante la giornata. A seguire ci sarà l'incontro con Manolo, noto inventore del free climbing, se vogliamo, con la possibilità di arrampicare con lui la domenica mattina nelle falesie in quota di Campomoro. E mentre la domenica con altri autori ci porteremo più in quota, ci sarà Franco Michieli, geografo ed esploratore, ci sarà Marco Orbino Ferrari con un percorso dedicato a Castiglioni in quel di Chiareggio, ci sarà Valeria Mosca, Andrea Moro, la raccolta di erbe ad uso commestibile, e poi ci sarà la possibilità di sperimentare percorsi in bici e di equilibrio con i funamboli della Slackline, insomma proposte adatte a tutti. Il programma degli eventi è disponibile su www.altrofestivalvalmalenco.it, dove è possibile iscriversi alle attività. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Per questa sera è tutto, l'appuntamento con l'informazione di Unica Sondrio è a domani e a tutti voi una buona serata.